Buongiorno, siamo a Roma con il professor Antonio Virzì. Professore, grazie mille di essere con noi. Il professore è direttore del Dipartimento di Psichiatria di Ragusa ed è presidente della Società Italiana di Medicina Narrativa. Medicina narrativa, parliamo proprio, professore, di che cos'è? Riuscire a semplificare le definizioni non è mai facile. È vero. Perché poi non ci si accontenta dopo averla formulata. Allora, la prima che mi viene in mente è dire che è un'attenzione alle storie dei pazienti, è la riscoperta della storia del paziente. Quindi in questo senso non dovrebbe essere una novità, perché per centinaia di anni o per millenni l'intervento medico si è basato solo sul racconto del paziente, nemmeno dei propri sintomi. Perché la medicina nasce come ascolto della sofferenza di chi si ha di fronte, che non la fa entrare naturalmente in dei sintomi. Certo. Racconta, ancora capita qualche volta di ascoltare qualcuno non contaminato dalla cultura medica, che quando si presenta dal medico non inizia a dire i sintomi, inizia a raccontare come si è sentito male, dov'era. L'altro giorno, mentre questo dura pochissimo, perché appena inizio il racconto di questo genere, immediatamente l'attenzione viene spostata sullo ma che cosa ha, cosa si sente. E dopo un po' qualunque paziente impara che deve fare un resoconto il più dettagliato possibile dei propri sintomi, quasi esclusivamente fra l'altro di tipo fisico. Sì. Quindi parlare di medicina narrativa significa prestare nuovamente attenzione alla storia del paziente. Questa potrebbe già essere sufficiente come definizione. Poi tutto questo si articola in maniera diversa, cioè l'utilizzo della medicina narrativa dal cambiamento del modo di rapportarsi col paziente agli aspetti, per esempio, di tipo didattico. Sì. In una riscoperta della necessità dell'insegnamento di un tema come quello del rapporto medico-paziente, che una volta veniva dato per scontato. Certo. Adesso finalmente, anzi molti ancora non lo sanno, nelle università italiane finalmente da alcuni anni questi insegnamenti sono diventati parte organica, cioè proprio lo studio del rapporto medico-paziente, non la psicologia in generale, proprio il rapporto medico-paziente, fa parte dei temi, insieme ad altre materie, che nei primi anni in medicina si incominciano ad insegnare. Quindi questa tendenza c'è. Sul come insegnare, per esempio, la medicina narrativa può dare un suo contributo particolare, cioè riscoprire l'importanza delle narrazioni, per esempio nel cinema, nella letteratura. Diventa allora strumento per modificare il modo di volgersi nei confronti del paziente. La percezione che ognuno di noi, quando è stato male, ha avuto della sua malattia è chiaramente contestualizzata, come diceva anche giustamente lei, quando è successo, come è successo, quindi c'è tutto anche un vissuto dietro le spalle. Questo il medico come riesce anche a interpretarlo per abbinarlo ai sintomi, per arrivare poi a una comprensione più globale della malattia? Dunque, attenzione, forse io mi sposto un attimo rispetto alla richiesta specifica, ma colgo l'occasione per chiarire una cosa. E questo abbinamento sintomi-storia, stiamo attenti, non è che non sia stato fatto, anzi, per certi versi questo ha allontanato ancora di più dalla vera storia del paziente. È successa una cosa molto, molto semplice. La malattia e il ruolo del medico vengono vissuti un po' così: c'è un killer e il medico è il detective che deve scoprire questo colpevole, e lo scopre anche attraverso la storia. Questo, per esempio, è quello che ci viene da molti telefilm o ci viene anche dalla letteratura. Non è un caso che Conan Doyle, nel momento in cui inventa questo Sherlock Holmes, ecco, molti non sanno che Conan Doyle è un medico e nasce nel periodo in cui nasce la medicina scientifica, e quindi con dei colpevoli ben individuabili, e quindi la storia, che però è la storia della malattia, giova a scoprire il colpevole. Certo. Ecco,
questo è un discorso che è molto lontano dalla medicina narrativa. Mm. Cioè, questa è l'aggiunta di dati anamnestici, certo, ci aiuta a comprendere come questa malattia si è evoluta e che tipo di malattia, sì, può essere a secondo, sì, questa evoluzione. La storia del paziente invece è una cosa molto diversa e che per certi versi potrebbe apparentemente non avere niente a che fare con la storia di malattia. Sì. Faccio un esempio. Sì, sì, sì. Problema, c'è un tumore all'utero, sì, c'è il problema di se intervenire o non intervenire, ci sono delle probabilità, si può fare, sì, un intervento più o meno conservativo, in base a che cosa si sceglie? Si fa solo una valutazione clinica, sì, cioè delle condizioni, sì, della paziente, sì, delle condizioni anatomiche, del reperto, sì, sì, istologico, sì. Questa è la medicina, diciamo, non tradizionale, quella ufficiale, quella basata sull'evidenza. La domanda è questa: cambia qualcosa se questa donna ha già avuto altri figli, se magari ha convissuto per 10 anni e giusto l'anno prima aveva deciso di sposarsi, ma solo per avere dei figli, e quindi sta facendo delle scelte molto precise in questo senso? Tutto questo non conta nel momento in cui dobbiamo decidere se fare un tipo di intervento o un altro. Guardi, se stiamo attenti alle storie, questo vale sempre. L'imprenditore che scopre di avere un cancro, scopre di avere un cancro e quindi si trova di fronte a delle scelte. La scelta immediata è quella se fare chemioterapia o no. Certo. Noi possiamo ragionare, dobbiamo parlare con questa persona e dire quali sono le sue possibilità di sopravvivenza. Non sto parlando dei 6 mesi, sto parlando di un chiaro discorso dove si dice: se si fa chemioterapia le possibilità di allungare questa vita aumentano, se non la si fa c'è un'evoluzione di tipo diverso. Tanto già spesso il medico questa differenza non la fa, e questo non va bene, ma non la fa perché ritiene irrilevante la scelta del paziente, perché non tiene conto della sua storia. Per un imprenditore il fatto che si venga a sapere che ha un cancro significa che la banca chiude, se già non l'ha fatto, visti i tempi, chiude le linee di credito, significa che non riuscirà nemmeno a vendere l'azienda perché gli avvoltoi saranno pronti a prenderla quando proprio non può fare. E quindi fare la scelta della chemioterapia significa scoprire un po' questa situazione. Quella persona potrebbe decidere di non prendere, di seguire la sua strada normale, perché 3 mesi di vita in più non gli giovano. Anzi, se noi chiediamo al paziente qual è la sua preoccupazione principale di fronte ad una notizia di cancro, guardi, quasi tutti i pazienti dicono: i miei figli. Cioè non è il riferimento personale. E allora, se la preoccupazione principale è i figli, quell'imprenditore avrà il problema di garantire il più possibile qualcosa ai suoi figli. Allora, se è meglio che nessuno sappia niente, allora in tutto questo, quello che mi chiedo, è giusto che il medico non sappia niente dei fatti delle persone? Cioè, su che cosa la sta facendo questa scelta? Poi i medici, quando ci passano personalmente, poi cambiano idea. Certo. C'è quel bellissimo libro dall'altra parte. Stavo pensando è importante perché credo che sia il primo di una serie che ormai è diventata infinita e anche abbastanza inflazionata. Arrivando poi a degli eccessi, non se lo dico prima, c'è una recente pubblicazione sia legata al curarsi con i libri, cioè un concetto di biblioterapia, dove viene suggerito un po' l'idea dell'esserci un libro per ogni malattia, ma poi ne parliamo dopo. Questo torniamo a Bartoccioni, è uno degli autori del libro, ha la sua esperienza, un cardiochirurgo, ha la sua esperienza di malattia. E dice chiaramente il fatto che lui fa delle scelte anche controcorrente, anche contro il volere dei medici, ma perché in quel caso avere dei mesi di vita in più aveva un significato, perché significa, faccio l'esempio, avere i figli sistemati, cioè vedere
Cioè, noi ancora pensiamo che col matrimonio i figli si sistemino, no, non è esattamente così, però c'è questa illusione. Allora, avere, assistere al matrimonio del figlio, conoscere il primo nipote, ecco, allora un mese di vita per avvenimenti di questo genere diventa importante se lo riempiamo di contenuti. Se si tratta di un mese di vuoto, quella persona deve essere lasciata anche libera di scegliere altre cose. Quindi questo è il senso dell'ascoltare le storie delle persone, non è lo sfogo, non è solo il discorso di questa persona che si sfoga. È inserire una... No, è inserirlo all'interno del rapporto medico-paziente. Certo. Che sa qual è l'ultima novità in questo momento? Allora, è cresciuta questa sensibilità nei confronti di questo tema. C'è una richiesta diffusa di umanizzare, questo è il termine modo, il rapporto, umanizzare l'ospedale. Io le racconto quello che sta succedendo nella mia azienda come fatto purtroppo normale. Allora, di fronte a questa esigenza, cosa succede? Come rispondiamo? Allora, chi è che si può occupare di queste cose, di questi problemi del paziente? Qual è la figura che può farlo? Quella professionalmente più adatta, più preparata, lo psicologo. Bene, si programmano concorsi per inserimento nei reparti più critici di psicologi per favorire l'umanizzazione. Io credo che questa sia una follia, perché il risultato finale sarà che forse il paziente troverà qualcuno che lo ascolti, troverà una comprensione, soprattutto quando ci sono dei problemi particolari, troverà qualcuno con cui confrontarsi, ma il medico si allontanerà ancora di più, l'effetto delega, l'effetto già capita con noi psichiatri, cioè basta che ci sia un paziente ansioso, allora il paziente collega è tuo, il paziente ansioso, ma perché è ansioso? È ansioso perché è preoccupato dell'intervento, ma allora è giusto. Vuole sentire te che lo rassicuri sull'intervento, glielo spieghi, glielo descrivi, oppure gli dici non preoccuparsi, ma non lo delegare a un altro. E il rischio è questo, che noi individuiamo delle figure sempre più specialistiche e il medico sarà sempre più tecnico del singolo intervento, mentre invece quello che dovremmo cercare di fare è, attraverso un discorso, uso una parola abusata, formazione, vogliamo chiamarla sensibilizzazione, capire che certe cose deve tornare a riappropriarsi. Anche perché credo accennato al rapporto medico-paziente, che è centrale ovviamente in qualunque percorso di diagnosi e terapia. Molto spesso c'è proprio questo, un po' il medico alla dottor House, ne parlavamo nei telefilm prima, cioè il perfetto diagnosta che però non incontra quasi mai neanche il paziente, o perlomeno si limita a vedere i referti. E c'è invece anche proprio un bisogno di quell'alleanza che credo sia anche in quel modo terapeutica, nel senso che comunque ci si affida a un medico, e quello fa parte anche del credere nella possibilità di guarire. Questo è un fenomeno molto, molto studiato, perché mentre noi parliamo di umanizzazione ci ritroviamo un modello seguitissimo che è quello del dottor House, che è esattamente allo sposto. Esatto. Anche lui si trovano delle tracce di umanità, ma bisogna cercarle sepolte molto molto bene. E il guaio però è che cosa succede là? Si sacrifica il bisogno di umanità alla competenza. In effetti la prima richiesta che viene fatta al medico è che intanto sia bravo e mi curi, mi sappia curare. Poi dopo è abbastanza vicino, viene la richiesta di comprensione. Però voglio che sia competente, perché se è solo buono. Allora il dottor House rappresenta una figura di medico, viene a dire anche purtroppo inesistente, perché un medico è quel tipo di organizzazione medica dove fanno dalla preparazione all'intervento, alla diagnosi, alle visite a domicilio per andare a vedere che cibi ha mangiato, dico, questo non esiste. Quindi quel livello di competenza purtroppo non esiste. Tra l'altro è una competenza a 360 gradi, cioè noi a stento riusciamo a fare bene un pezzettino di quel corpo umano e su quello riusciamo ad essere specialisti. Certo.
Quindi come potremmo risolvere questo tipo di situazione? No. Allora, non c'è questa possibilità, o scelgo il dottor House o altro, non c'è il dottor House. No. Se ci fosse, forse anche, vabbè, mi sbrigo prima, poi l'umanità me lo cerco dall'altra parte. Intanto guarisco e poi non, che non c'è questo tipo di umanità. Guarda, proprio in questi giorni abbiamo quella notizia della condanna all'ergastolo per un medico, è veramente, veramente un segnale molto, molto, molto brutto. È imbarazzante proprio anche per pensare che una missione come dovrebbe essere la professione medica, o quantomeno un'etica professionale, sia stata così calpestata. Ci sono, se noi andiamo a guardare un po' la storia di medicina, esempi negativi ce ne sono tanti, però erano anche abbastanza facilmente riconoscibili, no? Pensiamo ai medici che collaboravano con i nazisti su certi progetti, però è già in quello che è il compito che ci accorgiamo che c'è qualcosa di terribile. Invece qua siamo di fronte ad un medico che sta normalmente operando. E un medico, tra l'altro, mi viene da pensare che deve avere anche delle capacità abbastanza notevoli per convincere pazienti e familiari ad affrontare interventi magari sconsigliati da altri medici. Quindi mi spaventa ancora di più il fatto che questi personaggi possono avere delle doti umane e riuscire a vendersi come comprensivi e disponibili. Dico, no, non lo so come si comportasse con i pazienti. Certi fatti dicono che anche molti si sono affidati completamente, quindi comunque era falso, questo sicuramente, però ecco, non è quello l'obiettivo dell'umanizzazione, cioè imparare a imbrogliare il paziente, questo sicuramente no. Mentre prima parlava del paziente ansioso che viene affidato a voi, ovviamente molto spesso a noi come psichiatri, a voi come psichiatri naturalmente, certo, molto spesso si finisce il discorso con un consenso informato, si leggono delle regole, delle linee guida in cui vengono comunicate anche in maniera un po' fredda, un po' distaccata, quali possono essere i rischi piuttosto che i benefici. E questa parte non dovrebbe forse trasformarsi invece in un dialogo, in qualcosa in cui ci sia anche appunto l'ascolto del vissuto del paziente, perché in qualche maniera comunicare che un intervento può andare bene o può andare male, i vari rischi in qualche maniera ci sta, però dovrebbe esserci forse un passaggio in più per far sì che quel paziente si affidi, oltre che si metta nelle mani tecnicamente di un medico. Guardi, noi abbiamo una prassi diffusissima, quindi mi verrebbe di dire sempre, se non per salvaguardare qualche eccezione che mi dice no, ma io sono diverso, però normalmente quel foglio di consenso informato viene firmato quasi senza nessuna spiegazione, in pochissimi secondi, perché viene dato per scontato: se ti stai affidando a me già non c'è il problema. E invece si perde una grandissima occasione, perché quel foglio davanti ci costringerebbe non tanto a spiegare i rischi dell'intervento, ma a entrare nel merito di quello che dicevo prima, cioè che significato ha questo intervento e che cosa può succedere, e che gli esiti di questo intervento cosa possono comportare per la tua vita, per la vita di quella persona. Ecco, questa occasione molto spesso noi ce la perdiamo, perché siamo più attenti all'aspetto della medicina difensiva e quindi che il foglio sia firmato, anche se ci sono sentenze che dicono che non è sufficiente che il foglio sia firmato, ma che deve essere compreso poi. Perché la madre che firma per portare via il bambino sembra assumersi la responsabilità, il medico qualche volta è stato anche condannato perché la signora dice sì, mi è stato spiegato che mi prendevo la responsabilità, non mi è stato detto fino a che punto era rischiosa. Quindi bisogna stare anche attenti anche a questo modo di difendersi in medicina, non è detto che sia il migliore. Allora, questa è una buona occasione che viene sprecata, perché saremmo costretti a raggiungere questa sintesi e non lo facciamo. Posso fare riferimento a un film? Assolutamente sì. C'è uno di quei film che secondo me dovrebbero essere obbligatori nella conoscenza, nel percorso formativo del medico. Il film si chiama Wit, la forza della mente.
Comincia con nei primi 3 minuti, c'è la comunicazione della diagnosi di una patologia molto seria ad una professoressa universitaria non medico. E dopo alcune spiegazioni molto tecniche c'è la proposta, il modello del consenso informato alle cure, che questa persona con un attimo di esitazione, ma non più di qualche secondo, firma. Ed è tutta la scena della comunicazione della diagnosi fatta in maniera anche molto precisa, attenta, con le spiegazioni, con le pause per vedere se l'altro ha capito, i termini tecnici, tutto questo. Si parla fra l'altro di 8 mesi di cure, non di sopravvivenza dopo, quindi in qualche modo viene anche detto questo, e poi c'è questo modulo che si forma. Io interrompevo, quando presentavo questo film a lezione, interrompevo la scena a questo punto, subito dopo la firma, e chiedevo agli studenti cosa ha firmato la signora. E la risposta era il modulo del consenso informato. Allora, mi divertivo a dire no, la signora ha firmato le proprie volontà su come trascorrere gli ultimi mesi della sua vita. Perché se sta formando quel consenso a quel tipo di cura, tra l'altro si parlava di un intervento sperimentale con molti effetti collaterali, che bisognava essere molto forti, si sta decidendo un modo di morire. Si sta decidendo che in quella maniera si muore in ospedale, si muore possibilmente dopo, ma con un passaggio, un percorso già che è sicuramente diverso. E anche qua torna la storia personale. Se quella persona è sola, non deve condividere con nessuno questi ultimi suoi giorni, se nelle sue prospettive la sfida può essere l'elemento centrale, che ben venga, ma per altre persone potrebbe non essere questo l'obiettivo, insomma. E quindi l'idea in alcune situazioni di anche accettare l'idea della morte e morire a casa propria, nel proprio letto. Forse noi siamo abituati a vedere queste scene bellissime e ce le immaginiamo anche questa morte con le persone care vicine, questa solennità della morte, c'è la morte del principe di Salina nel Gattoparto, con tutti attorno, e questa dama che si avvicina e lo prende. Poesia che nel Ma non si muore così, non si muore così. In ospedale quasi sempre si muore di notte, in mezzo a degli estranei, senza nessuno vicino. Mastro Don Gesualdo, questa è la morte di Mastro Don Gesualdo da solo in un'ala del palazzo a gridare quanto vuole. Perché si deve morire così? Capisco che è difficile passare le ultime ore accanto ad una persona che sta per morire, però io, se potessi scegliere, preferirei questo tipo di morte che è una sorta di programmazione all'interno. Oggi questa è una richiesta molto, molto strana. Si chiede, ma quando succede? Come se dovessimo poter stabilire, perché io ho questo impegno prima, dopo, no, perché non so, devo avvisare i parenti che stanno fuori, ma che fanno? Vengono? E se poi non muore? Cioè, poi si rischia di cadere anche, insomma, quasi nel surreale, questa situazione così. Perché ci aspettiamo questo, ci aspettiamo anche la previsione immediata, direi precisa, come le previsioni del tempo, insomma. E non è così. Non è così. Però anche nella terminalità credo che ci sia, per il paziente, ma anche per i suoi familiari, forse quella mancata proprio comunicazione, anche lì forse la medicina narrativa può avere un senso, perché è un percorso che spesso è un po' abbandonato. Nel momento in cui c'è comunque un termine ultimo, si parla al massimo di terapie del dolore, di cure palliative, ma l'accompagnamento emotivo, psicologico è un po' carente. Allora, intanto diciamo che oggettivamente è difficile avere questo accompagnamento. Diciamo che come classe medica non ce lo insegna nessuno e non siamo abituati, anzi, siccome
impariamo che il nostro obiettivo è sconfiggere la morte in qualche maniera. Nei nostri libri, certo, nei testi non si parla, certo, mai di morte chiaramente, al massimo c'è la parola l'exitus, non parliamo di morte. Mm. Quindi come sei arrivato, quando noi non possiamo fare più niente, il nostro compito sembra finito e poi affidato ad altre figure. Esatto. Il prete di una volta, certo, oggi lo psicologo, sì, 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 o altre figure. E questo non è giusto. Mm. Non è giusto perché se conosci quel paziente e l'hai seguito, certo, se gli hai solo prescritto le ricette è anche inutile. Non sei neanche creato. Ma se hai rapporto, costruito, certo, un rapporto, perfetto, questo rapporto è un peccato che venga sprecato, certo, anche, certo, in quella fase finale. E allora il problema diventa, bisogna reimparare questo, bisogna anche riprendere a capire che quello è un momento importante. Certo. Allora, in questo caso, la medicina narrativa, per esempio, nella parte che riguarda la didattica, certo, è utilizzare delle storie, potevo dire anche storie di pazienti, certo, ce ne sono tante, non no, però le storie della letteratura con la L maiuscola, certo, hanno una valenza diversa, cioè leggere Ivan Ilic di Tolstoi non è la stessa cosa, non è la stessa cosa dello sfogo del singolo paziente, sì, 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 che scrive l'unico libro che ha tanta voglia, sì, sì, di scrivere e esternare questo suo avvenimento unico. Unico per lui, certo. Non è la stessa abilità di Tolstoi. Allora, capire un paziente, come ci viene presentato da Tolstoi, ma sì, ce ne sono tanti altri, sì, libri, certo, libri bellissimi, no? Io ne voglio citare un altro molto più recente e meno conosciuto, che è Il taglier grigio di, sì, Camilleri, come no? Se vuole possiamo parlare, sì, di questo perché è un buon esempio. E questo è Il taglier grigio di Camilleri, se lei va a leggere la recensione, sì, a parte che è scritta, è sbagliata perché viene dato il nome del paziente e il paziente in tutto il libro non ha il nome, è il nome di un, sì, di, sì, un, sì, collega, quindi il libro, per chi lo legge, sembra la storia di una donna molto particolare e sembrerebbe la figura principale, sì, in realtà dentro abbiamo la storia di un uomo che dal giorno in cui viene pensionato inizia a scoprire la sua malattia fino alla fine. Sì. Ed è la sua storia raccontata da lui, raccontando le cose che vede attorno. Sì. Per esempio, una delle cose che racconta sono le visite delle amiche, della, sì, moglie, e le classiche frasi: ti vediamo meglio, ti vediamo, sì, bene oggi. Questo incoraggiamento che si ritrova identico anche in Ivan Ilic, quindi in questo senso le storie non sono, sì, sì, cambiate per niente a distanza perché questo è la difficoltà ad avvicinarsi ad una persona che muore, la difficoltà a uscire fuori dalla menzogna, sì, che in fondo protegge, perché, certo, non ce la facciamo. Che poi diventa quasi una menzogna reciproca, è accettata, perché, è accettata, sì, questa cosa. Reciprocamente per non tutti, si parla, per non tutti si nomina. È meglio, sì, o si pensa che sia meglio, perché non è non così. Sempre così, ma certo. Perché il non potere uscire fuori dalla menzogna, esatto, significa non potersi sfogare, non, sì, potersi, esatto, non poter piangere, non poter dire, sì, guarda, io avrei voluto. Sì. No, perché la frase che dobbiamo dire, ma di che ti preoccupi, di che non, no. C'è nel romanzo, io lo dico, no, a costo di, non c'è peggio quando viene raccontata la trama, però questo, lui in fase terminale trova un foglietto scritto dalla moglie e gettato nella pattoniera, è l'elenco delle cose da fare dopo la sua morte. Quindi avvisare le pompe funebri, certo, vedere se c'è un testamento, controllare.
Quindi questo fatto che ci siano delle storie parallele, quello ufficiale, sì, certo. E poi dall'altra parte c'è quella chi, concreta, ma questo succede, tutte le famiglie, il moribondo là davanti nessuno deve piangere, dobbiamo dire che siamo tutti speranzosi, però dall'altra parte si sta incominciando ad organizzare di fronte alla prospettiva. E perché bisogna privare la persona della possibilità di allora, se non siamo preparati, scappiamo anche noi. Se in qualche modo sappiamo o pensiamo che il paziente potrebbe avere bisogno di questo aiuto, se qualcuno ce lo dice, se qualcuno ce lo insegna, se riusciamo a leggerlo da qualche parte, forse in quella situazione ci può venire la tentazione di non scappare. Di accompagnare. Sì. Di non scappare, di affrontare questa situazione per come sappiamo. Se è superato il problema della menzogna, se a me viene da piangere, posso anche farlo, anche come medico, perché il medico non può piangere, no? Cioè, il medico deve essere per forza ottimista, non può dire mai. E invece se si affronta, se siamo in quella situazione, si affronta insieme, beh, si può anche fare insieme e si può anche dire, mi dispiace, no. E il paziente lo sa che sta morendo. Ma sì, molto spesso lei ha detto bene, molto spesso, dico stiamo attenti che questa non sia nemmeno la scelta, cioè decido di dirlo sempre e comunque ho il paziente che vuole che non venga detta questa cosa e preferisce per una serenità sua andarsene così, ma probabilmente perché avrà messo a posto già le sue cose, cosa che non tutti siamo sicuri di avere fatto. Quindi teniamolo in considerazione che comunque c'è una scelta da dover fare, no? Non si deve imparare una cosa da utilizzare sempre e comunque. Le linee guida in questo caso credo che non possano aiutare più di tanto, perché comunque ogni malattia è in un paziente e ogni paziente ha un suo vissuto personale, niente che possa essere universale. Nei corsi, sia da parte degli studenti che dei medici, una delle domande che viene alla fine a proposito del dire o non dire, ma allora cosa dobbiamo fare? Allora, da una parte c'è il codice deontologico, il codice deontologico che fra l'altro è cambiato nel tempo e nessuno lo sa, cioè chi si è laureato 35 anni fa trova scritto che può non dire la verità o che addirittura è meglio non dirla, chi si laurea adesso e legge quello nuovo legge che ha il dovere di dirla sempre. Quindi questa è la situazione così. Quando sento qualcuno che dice ma io so che cosa fare, io ho il mio metodo, allora è sicuro che quella persona sbaglia. Perché significa che applica la stessa strategia per tutti e non è così. Quindi è chiaro che ognuno deve scegliersi il vestito che può indossare. Se io non ho la struttura per fare il decisionista, quello che affronta di petto le cose, è inutile che assuma questo atteggiamento. Però una volta trovato qual è il mio vestito, ma poi devo adattarmi, devo capire cosa vuole sapere lui, se no rischio di fare un sorteggio. Ci saranno alcuni che andranno bene e altri che sicuramente andranno male. Infatti. Una condizione in cui mi viene in mente che è fondamentale il rapporto medico-paziente sono le malattie croniche. Quelle che comunque sconvolgono una vita, sia a livello familiare, lavorativo, perché comunque vanno avanti negli anni e lì sì, si deve proprio creare un rapporto in cui la narrazione della propria vita diventa anche proprio la narrazione delle difficoltà quotidiane e la terapia va anche in qualche maniera modulata proprio sul percorso lungo e va forse lì il medico deve ancora di più capire proprio la famiglia, il momento che sta vivendo un paziente. Penso malattie magari che durano tutta una vita. Proverei a metterla così. Sì. Intanto adesso quasi tutte le malattie le dobbiamo considerare croniche. Perché soprattutto con l'allungamento dell'età delle persone. Anche dell'età, ma anche delle capacità terapeutiche. Parlare di cancro oggi dobbiamo parlare di malattia cronica. Anche l'HIV tutto sommato. Quindi anche l'HIV, là siamo in una situazione ancora più... Perché ci troviamo in una situazione di malattia quando ancora la malattia è solo ipotizzata. Perché potrebbe una sieropositività non significa malattia. Però la gestione psicologica del problema... Quindi il tempo è lungo. Come no? Forse invece la differenza è che
è ancora più grave nella malattia cronica, perché alibi là non ne abbiamo nel non aver stabilito il rapporto, certo, perché ancora esatto. Nella situazione acuta ci può stare. Non ci può stare nel senso che scappiamo da questa eventualità. O che non c'è anche il però tempo per costruirla. Non c'è magari il tempo, sì. Quindi siamo andati. Certo. Anche là c'è una carenza nostra, perché pensiamo che il nostro intervento sia limitato solo al paziente. Quindi se il paziente è morto, noi non abbiamo più niente da fare. Non è vero. Non è vero, perché è il momento più delicato, quello dei familiari. Quindi questo non è esattamente così. Però là si scappa, si è chiusa la cosa, va bene. E le famiglie ricorderanno per sempre quella comunicazione brutale come è stata data. Però vabbè, si chiude, non è un paziente che si vede più, ma un paziente che si conosce, che si segue per anni. Esatto. E noi ci siamo limitati a raccogliere nella storia clinica, nell'anamnesi, solo quei dati spesso veramente di nessuna importanza. Noi ancora scriviamo delle anamnesi dove cominciamo, quando sono fatte bene, con presentato questo, chi ci ascolta ed è medico sa che, non sapendo cosa scrivere, si comincia ha avuto i comuni esantemi dell'infanzia, allattamento al seno, normali le tappe dello sviluppo, cioè sono cose importantissime, no? Però sulla persona, che insomma tante cose non ci sono state, non dedichiamo, fra l'altro vengono fatte spesso senza nemmeno chiedere, perché è un po' riempiamo una pagina. Ma peggio ancora con le cartelle computerizzate, noi mettiamo dei dati che sono molto, molto neutri, e poi abbiamo il problema della privacy, e quindi bisogna anche stare attenti e limitati, quindi abbiamo anche una pressione generale, se volete abbiamo anche poco tempo, per cui le notizie anamnestiche diventano sempre più storie della malattia e per niente la storia del malato. Ma è un paziente cronico che vediamo ripetutamente, non sapere, non dico che lavoro fa, ma insomma se ha figlio o altro. Come no? Eppure questo, guardi, che sta diventando una cosa molto, molto diffusa. E se posso dire una cosa anche all'ambito mio particolare, cioè faccio lo psichiatra. Per lo psichiatra, se non si occupa della storia del paziente, lo psichiatra, insomma, chi dovrebbe farlo? E invece devo dire che anche nella nostra area, in cui la storia diventa anche strumento terapeutico, però bisogna spostarsi, devo trasferirlo, devo farlo diventare un setting psicoterapeutico, perché se lo faccio nel mio lavoro di tutti i giorni, c'è in atto un processo di diseducazione forte alla storia dei pazienti. Noi abbiamo un mostro che si chiama DSM, ora nella quinta edizione, adesso, dove ci sono classificate le malattie per raggruppamenti di sintomi. Certo. Per cui io sono condizionato fortemente a fare la diagnosi sulla presenza e assenza di certi sintomi. C'è anche una componente temporale, ma che entra molto poco rispetto alla proporzione. Quindi a me interessa solo arrivare a un discorso di diagnosi, non attraverso la ricostruzione della vita di quella persona, ma proprio attraverso la presenza di questi sintomi. E quindi questo ci sta condizionando al punto tale, lo dico perché è significativo, mi trovavo l'altro giorno a vedere una copia di cartella utilizzata in un reparto di psichiatria, dove anche la parola anamnesi era sparita, perché sostituita da un foglio di raccolta sintetica più o meno computerizzata di dati. E questo è gravissimo, perché se l'abbiamo perso noi, se l'abbiamo perso noi, fuori sicuramente va peggio. E mi fa rabbia che la medicina narrativa nasca in America, e nasca da una collega di medicina interna, insomma, quando questo era un patrimonio della psichiatria che doveva essere un po' diffuso. Mantenuto. Infatti la medicina narrativa segue un suo percorso completamente staccato nel disinteresse più totale, in particolare da parte degli psichiatri, perché insomma viaggiano per altre... Per altre vie. Molto spesso un po' la scusa è che comunque non c'è tempo, che non ci sono fondi, e che quindi è pur vero che in tempi di spending review, come si fa a recuperare quella dimensione umana in cui veramente si passa
5 minuti la visita, il tempo di guardare una risonanza piuttosto che un TAC e si passa al paziente successivo, perché mancano anche veramente i tempi per approfondire. Come ci si infila in questo? Il problema c'è, esiste, quindi non si può fare a meno di considerarlo. Però anche qua, se si riflette meglio, a volte ci sono delle situazioni, per esempio, questo è il medico di medicina generale, il medico di famiglia, lo sa, pazienti che vengono spessissimo per lamentazioni ipocondriache, allora sono pazienti ai quali si dedica pochissimo tempo, però tante volte. Allora potrebbe essere questo un esempio dove forse dedicando un po' più tempo al significato di quei sintomi, forse risparmio sul numero totale degli accessi. Cioè, in un discorso così economico, si sta cercando anche di capire, di far capire che quello della medicina narrativa o un approccio narrativo non è un lusso. È qualche cosa che intanto dovrebbe migliorare quelle che sono le qualità, la qualità della cura e anche il risultato finale. Poi voglio dire, abbiamo parlato di scelte consapevoli, che sono l'obiettivo principale. E come si fa a fare scelte consapevoli prescindendo dall'ascolto della persona? E abbiamo parlato di consenso informato. E abbiamo parlato, se diamo il vero significato a queste parole, informato è una parola troppo restrittiva, informato generica, no, oggi il paziente è informato, il paziente prima di arrivare alla visita le informazioni in senso stretto e tra l'altro sono le peggiori informazioni, a volte anche disinformazione, infatti. entra su internet, cerca, dobbiamo anche pensare, non ha nemmeno più bisogno della postazione del computer, del monitor, ha il suo telefonino e in un attimo trova già le definizioni assolutamente non controllate. Quindi anzi c'è un eccesso di informazioni non controllate e non controllabili così. Quindi cosa lo devo informare? No. Che la radiografia fa dei danni? Lo devo informare, io devo parlare con lui e devo ascoltare quello che mi dice sulle sue preoccupazioni. Quindi se si deve fare un buon lavoro non può prescindere da un atteggiamento che sia un po' diverso. Quindi sull'economia dovremmo un pochino tanti esami inutili, per esempio, che vengono fatti. E questi non sono un aspetto economico importante, perché se entro in cortocircuito col discorso della medicina difensiva, allora certo non parlo più perché non mi pongo nemmeno più il problema della diagnosi o dei rischi indiretti, e la faccio perché qualcuno mi rimproverà di farlo. Ma se ancora voglio fare questo mestiere, devo ragionarci con la persona, e se ci ragiono forse risparmio tutta una serie di, tornando un po' alla professione mia, il disturbo d'attacco di panico. È rarissimo che il paziente arrivi allo psichiatra in prima battuta. Almeno un passaggio dal cardiologo, da altre branche mediche c'è stato, e fino a quando è un passaggio va benissimo, anzi sono io che il sintomo fisico sono anche io che quella tachicardia voglio che sia approfondito meno. Però arrivano spesso con un mese di accessi continui al pronto soccorso, con 3-4 elettrocardiogrammi tutti negativi, e quindi se questo invece di arrivare allo psichiatra dopo tutto questo l'avesse un po' intercettato lo stesso medico di base, non è un risparmio questo qua, perché è una perdita di tempo. Si può ottimizzare. Ecco, questo, in quest'ottica allora diventa un po' diverso. No? Parlava prima di formazione, credo che questo sia anche fondamentale, cioè anche proprio insegnare all'ascolto. Leggevo giorni fa di uno studio che hanno fatto negli Stati Uniti in cui hanno messo delle telecamere in un certo numero di studi medici e più del 50% del tempo della visita il medico guarda il computer.
invece di guardare negli occhi il paziente, cioè guarda ovviamente i referti, guarda magari la risonanza, scrive, imposta la terapia, e però sperando non... che non guardi la propria posta. quella è la speranza ancora di più, ma non credo, perché avevano le telecamere, quindi comunque quantomeno davano un aspetto professionale alla visita. Perché questo rischio c'è anche, sì. Però no. È vero che il paziente percepisce il medico in qualche maniera distante in tutto questo, perché magari vorrebbe poter dire quel qualcosa in più, che sia un sintomo, che sia uno stato d'animo, che sia comunque una comunicazione, e non c'è il contatto proprio di sguardo neanche. Questo spesso ne ha una consapevolezza dopo, perché anche guarda, lo stesso problema di educazione del medico ce l'ha anche il paziente. Ah, certo. Perché qua forse vado un po' controcorrente, è anche il paziente che deve aiutare il medico ad essere diverso. Questo mi capita diverse volte di dirlo, non ci possiamo lamentare del medico di famiglia, se lo abbiamo utilizzato per anni solo per scrivere la ricetta o il certificato medico. Non posso poi pretendere quella volta che vado a farmi visitare che abbia un atteggiamento diverso, certo. Va educato anche dal paziente, va costruito, o comunque un rapporto. Parliamo di empowerment, diamogli questa responsabilità al paziente, che deve costringere anche il medico ad essere diverso, non deve lasciarsi il paziente farsi prendere la mano dalla tecnologia, che è quella l'unica affidabile. Tra l'altro non è così, perché ci affascina l'idea che la risonanza faccia vedere tutto, ma poi quella risonanza va letta, certo. E lo sbaglio anche banale, sbaglio il nome, la risonanza di un altro, quindi al di là della possibile incompetenza c'è l'errore. L'errore umano che è in agguato, non ho l'elettrocardiogramma non visto bene, l'ecografia, i calcoli non visti, ma come non c'erano i calcoli, se ce n'erano circa, come non si sono visti. Quindi noi abbiamo questo, siamo abbagliati dalla tecnologia, quindi il fatto che il medico guardi il computer, che guardi questi esami, aumenta la sua credibilità, perché c'è anche un rituale in questo senso. Infatti. Lo faceva il medico anche quando non esisteva niente di sicuro, cioè noi, se ci pensiamo, è incredibile come la classe medica sia riuscita a mantenere una credibilità nei secoli, che se la vediamo alla luce delle scoperte di adesso, cioè il medico del 500 che ancora non conosceva quali erano le leggi della circolazione del sangue, o tutte le teorie di allora, che credibilità doveva avere, cioè che capacità di cura doveva avere. Allora, se questa figura ha resistito, evidentemente vuol dire che i risultati, o presunti tali, o riusciva ad avere l'abilità di prendersi il medico, erano costruiti su qualche altra cosa. E che cosa se non l'ascolto della persona? Nient'altro, tutto il resto non ci poteva, essere. Certo. Quindi questa è la situazione che noi abbiamo oggi. La scienza che darebbe le garanzie e invece da questa parte sappiamo che queste garanzie non ci sono. Gli esami di laboratorio. È anche un volersi affidare, no, a quel tipo di risposta, perché in qualche modo dà una sicurezza. La scienza ha questo, c'è questo, questo mito dell'infallibilità, perché quella è infallibile, mentre il medico come essere umano torna ad essere fallibile. Quindi più è tecnologico, più garanzie pensiamo di poter avere. Ci dimentichiamo però che se è distratto, se di noi non gliene frega niente, se è super impegnato, evidentemente quella tecnologia rischia di non essere utilizzata nella direzione che noi speriamo. Torniamo alla biblioterapia, che mi aveva incuriosito, no? L'importanza dei libri nel... Sì, dicevo questo perché un pochino... era capitato anche di lavorarci un po'. Sì. Perché è interessante l'idea che... per passare un certo messaggio culturale, una storia ad un paziente lo possa aiutare. Sì. E quindi, poi in genere quello che si fa è questo, se il paziente ha quella malattia, leggere un libro che riguardi quella malattia, pensiamo che lo possa aiutare. E non è così,
perché quella storia di malattia in quel libro, se crediamo a quello che appena abbiamo detto, è la storia di quel paziente. E non è detto che gli altri familiari e pazienti con la stessa malattia abbiano lo stesso tipo di risposta. Chiaro. E abbiano la stessa voglia di leggere quelle cose o di vedere quel tipo di soluzione. Allora il rischio è che noi scambiamo una proposta di informazione, perché a quel punto diventa un'informazione aggiuntiva, meno scientifica, più di tipo letterario. Certo. Che in alcuni casi può andare bene, in altri non sicuramente no. Cioè il libro può funzionare solo se è una lettura guidata, certo, commentata, condivisa, sì, certo, quindi richiede, non è leggiti questo libro, qualche volta ho fatto all'inizio questo tipo di errori, sì. Scopriamo, chiunque faccia questa cosa, scopre che dall'altra parte trova risposte e letture completamente, certo, completamente diverse. Non viene recepito, quindi si può fare una biblioterapia, ma all'interno di un percorso che deve essere condiviso, se no rischia di essere dannosa, pericolosa. E poi esiste un altro problema: chi se ne è occupato veramente, purtroppo sa che il malato ha difficoltà a leggere. La maggior parte dei malati non legge più. Perché non ha concentrazione, perché le terapie non lo consentono, perché spesso c'è una depressione più o meno aggiunta. Quindi anche questo è un pensiero molto, molto, molto romantico, insomma, di che so, quelle malattie con una lunga convalescenza, quale uno con calma si dedica alla lettura, anzi tutte le letture che non ha potuto fare le fa in quella condizione. A proposito di letture, c'è un libro terribile da un punto di vista letterario, perché è dell'Ottocento, quindi è scritto anche in una certa maniera, è il Dottor Antonio. Io sono particolarmente affezionato a questo libro perché oltre il nome mio e anche il nome di mio padre, medico, quindi è un libro che ho trovato tra i libri di mia madre. Sì, qualcuno dice che la peggiore malattia ereditaria è quella della medicina in famiglia. No, dico, questo libro, Dottor Antonio, mia madre, letture di allora. Tra l'altro è un medico siciliano, catanese, che va a esercitare nella costa Ligure, credo proprio a Savona, vorrei ricordare, ma siamo in pieno periodo di... credo che sia ambientato la nascita dell'Italia, le prime rivoluzioni, quindi siamo in pieno romanticismo, spirito, molto, tra l'altro viene imprigionato dai Borboni, quindi c'è tutto questo. No, la cosa carina è questa, c'è la figlia di un duca inglese che è da quelle parti con la carrozza, cade, c'è un incidente, in questo incidente questa ragazzina si sloga una caviglia, questo è il grave danno, e per 3 mesi, 6 mesi fa una convalescenza in campagna, se lo può permettere, con questo medico che amorevolmente 2 volte al giorno la va a trovare, va a parlare, cambia la fasciatura, quindi questo dedicarsi la a questo slow medicine proprio. Ma molto succede, siamo di una lentezza bellissima. Ci sono, è lento anche il libro, perché ci sono le descrizioni di questa primavera, ma a questo punto potevano essere anche prima, tutte le stagioni, certo. No? Quindi le prime passeggiate di ripresa di questa, cioè veramente vale la pena leggerlo per scoprire un mondo e un modo che di fare medicina più completamente diverso. Se pensiamo ai DRG, alle dimissioni rapide e veloci. Dico, fra l'altro si nasce quest'amore, finisce, lei è 30 anni più giovane di lui, ma anche questo fa parte di questa oggi cosa. Oggi sarebbe stato il contrario, magari. E dopo anni, dice, pensiamo alla... Adesso non va molto più di moda. Ma sai che ci sono delle storie anche femminili che precorrono i tempi in una maniera incredibile? Se vuole gliela... Volentieri. C'è un libro di Conan Doyle. Sì. Sconosciutissimo, è stato tradotto credo l'anno scorso o 2 anni fa. Ora vede qua la mia capacità di citare esattamente
il libro, credo che sia Lampada Rossa, non vorrei scambiare lampada per lampada, ecco, lampada, poi il mio livello si abbassa. No, questo è un libro che lui scrive appositamente per chi vuole diventare medico e sono delle storie. In una di queste storie c'è una dottoressa, cosa stranissima per i tempi, perché insomma siamo ancora in un momento in cui non era quasi preclusa la medicina alle donne. Adesso stiamo parlando invece 50%, sì. 50%. Anzi, forza, sì, cominciano sì, sì. No, all'università incominciano ad essere di più le ragazze, le studentesse. Allora c'è questo medico donna che inizia la sua attività in campagna come medico di base, così, medico di famiglia, certo, insomma, nella versione inglese. Il medico, uno dei medici della zona la vive come concorrente, perché comincia a prendere i clienti, ma poi soprattutto è arrabbiato perché insomma è donna e non era contraria alla sua etica. Questa. No, no. Beh, poi a un certo punto ha un incidente e lo cura proprio lei. E come poteva finire? Che lui si innamora di lei e dopo insomma questa grande passione, lunga convalescenza anche lì, il fratello chirurgo che si sente tradito dal fatto che lui si sia fatto curare da questa dottoressa, vabbè, si innamora e va a chiedere, finalmente si decide, va a chiedere la mano di questa collega. E qual è la risposta? La collega dice che siccome ha ricevuto un finanziamento, una borsa per fare ricerca in, credo, in Olanda, quindi non può dirgli di sì, e quindi va via. Altro che avanguardia. Guardi, quando ho letto questa storia, mi sembra una di quelle storie dei nostri giorni, la classica, un dottorato di ricerca, magari l'inizio di un'attività, poi arriva l'evento, quello particolare, e si lascia tutto e si finisce così. Questo scritto più di 100 anni fa da Conan Doyle. No, quindi, No, si ripropongono. Recuperiamo il dottor Antonio, come finiva, che mi ha lasciato la curiosità. No, finiva poi. Si innamorano, quindi. Si innamorano, poi ci sono questi vari moti rivoluzionari, lui viene incarcerato, lei si darà da fare. Insomma, finisce bene, ma dopo molti anni. Lei comunque guarisce, con grande dispiacere, con questa lunghissima convalescenza, ma guarisce, supera l'incidente. Certo, questo è il medico ideale, questo è l'opposto del dottor House. No? Veramente, sì, una cura incredibile. Vabbè, era innamorato. Era innamorato, si è innamorato e quindi... Ha dedicato una sua cosa. Però molto corretto, anche questo... Quel tipo di medico non si può permettere delle deviazioni, certo, in questo senso, quindi sempre molto molto corretto, molto professionale in queste sue anche passeggiate. Infatti. La medicina narrativa in autogestione, diciamo così, tra virgolette, cioè non c'è la possibilità di creare un rapporto col proprio medico, non c'è un percorso che si possa fare insieme, ma si ha la voglia di in qualche maniera mettere nero su bianco le proprie espressioni, i propri sentimenti, i propri stati d'animo. Può aiutare in qualche modo? Sta parlando del paziente. Sì, sto parlando del paziente. Perché i medici già scrivono tanto. Sì. Credo che sia l'unica categoria che c'ha l'associazione medici scrittori. Non credo che esista l'associazione notai scrittori o commercialisti scrittori, quindi i medici scrivono tanti. La novità è che adesso scrivono moltissimo anche i pazienti, se si entra in libreria è facile trovare uno scaffale dedicato alle proprie storie di malattie. È l'espressione di un grosso cambiamento culturale, la malattia non più nascosta, ma rischia di essere esibita. Però al di là dell'esibizione, che è anche molto diffusa, è incentivata anche per la raccolta fondi, vabbè, non entriamo in questo. Ma anche non necessariamente poi pubblicata, ma proprio il bisogno magari di testimoniare... Io quello che penso è questo, ci sono dei libri bellissimi di storie di pazienti e penso che chi li ha scritti... Sicuramente ha trovato un suo giovamento, perché ha deciso di scriverlo. Certo. Si può anche proporre al paziente una cosa di questo genere. E c'è chi la accetta come un'idea bellissima perché voleva solo la spinta, c'è chi non ha questo tipo di risorsa, non ha questo tipo di modalità espressive, quindi il libro è comunque qualcosa che di impegnativo.
La via di mezzo, per esempio, è il diario, però, cioè la proposta. Sì. No, questo si può anche fare, ma il valore è nella condivisione poi anche di quello che si scrive, per esempio, cioè è il potere avere un'occasione per parlare insieme. Sì. Però dico, è un lavoro questo molto, molto, quanto più diventa tecnico, tanto più deve essere tecnico. Se ci limitiamo a un discorso più semplice, più superficiale, io non penso che possa essere dannoso, pericoloso, tutto più il paziente può dire no, non mi va. Non. Certo. E lo stesso vale per la lettura. Cioè se il paziente sceglie di leggere un libro, se siamo tutto al più al consiglio non tecnico, perché se è tecnico mi aspetto qualcosa di diverso. Certo. Come succede per tanti libri, inizio a leggere, se mi intriga, se mi piace, anche se mi fa piangere, lo leggo. Se non mi piace, se non ce la faccio, lo poso là e non è. Se lo considero una medicina, allora il rapporto diventa come una medicina, quindi va gestito in maniera particolare. Certo. Invece vede, a proposito dello scrivere, sono molto utili per i medici gli esercizi di scrittura, perché si è costretti, ecco là è una situazione didattica, è costretti a presentare per esempio una storia diversa, è l'occasione per esempio per vedere i punti di vista diversi, faccio un esempio molto semplice, qualcosa che si può fare nei corsi, la storia di Cenerentola la conosciamo tutti. Certo. Ma raccontata dal punto di vista di chi? Di Cenerentola probabilmente la matrigna di Cenerentola la vede in maniera diversa, insomma, questa figliastra messa là per giunta sporca, no? Nel rispetto che deve togliere il futuro alle figlie sue, insomma, è un altro punto di vista, e quindi è un esercizio per cogliere punti di vista diversi, perché noi abbiamo come medici spesso solo il nostro punto di vista, non abbiamo nemmeno quello del paziente, quindi imparare a vederla dalla parte del paziente, da parte dei familiari è un'occasione, poi la voglio utilizzare, non l'utilizzo, però averla nel proprio bagaglio. Guardi, una cosa, un esercizio richiesto agli studenti di medicina era di provare a dividerli in gruppi e provare a fare la storia della malattia, quindi con l'elenco dei sintomi, come progredisce, come andava avanti, e provare a raccontare invece la storia della persona, come va avanti con la malattia, quindi le tappe, no? Che so, il lavoro che non può andare più al lavoro, che ha bisogno di altre persone, ecco. Però provando a staccarle completamente. Allora, la cosa interessante è questa. All'inizio del percorso della propria carriera formativa, per lo studente è molto facile fare questa cosa, perché racconta la storia della persona e molto poco gli aspetti tecnici. Man mano che cresce c'è una sorta di involuzione da questo punto di vista, perché la persona un po' scompare e l'attenzione è tutta presa dalla storia della malattia. C'è stata una studentessa che io conservo questo elaborato, questa esercitazione, ha provato a raccontare la storia della malattia di questo ipotetico signore con un carcinoma del colon sotto forma di lettera scritta alla figlia, dove descrive, figlia che non vedeva da anni, una normale situazione di piccoli litigi, di situazione così, e questa lettera viene affidata alla moglie, che gliela dà dopo la morte, no? E racconta questo è l'inizio dei dolori capito, poi queste cose, i piccoli pianti, il pianto della mamma, qualche ricordo, qualche cosa così, di una bellezza incredibile. Ed è un peccato pensare che ci sono persone, guarda, chi si iscrive in medicina, al di là del miraggio del guadagno, della certezza del guadagno, ci sono stati in questi giorni test di ammissione. Come no? E certo, sono affollati, perché è una delle poche professioni che in qualche modo dà una garanzia tra l'impegno che si mette e la possibilità di lavorare. Quindi la garanzia della missione relativa, ma è sempre stato così, cioè in medicina tantissime volte è capitato che il motivo non sia quello dell'andare a fare il missionario, per certi versi va bene anche così. Però spesso ci sono delle risorse, delle capacità
che rischiano di venire perse, cioè chi si iscrive in medicina, per esempio, è difficile che riesca a leggere dei libri, perché lo studio è pesante, tanto, certo. L'attenzione viene spostata, è difficile dopo aver studiato parecchie ore al giorno, voglia, perché certo. Si studia parecchie ore al giorno, riprendere in mano un libro, no, questo è un problema che sento dire a molti, sì. Ragazzi abituati quindi a leggere, si perde anche l'abitudine dal liceo, cioè la vivono come una mancanza certo. Vera e propria. E quindi perché non riprendere, non dico obbligare, questo obbligare no. A leggere un libro è la morte del libro, la morte dei promessi sposi è la sua obbligatorietà, no? Però dare l'occasione, anche scegliendolo, e questo forse dovremmo considerare che anche questo è formazione del medico, vero. Cosa non semplicissima. Non semplicissima, stavo dicendo, semplicissima. Però ci si può provare. Sì, esatto. Professore, in conclusione volevo leggerle la frase che è sul vostro sito di Medicina Narrativa, che è bellissima, che è di García Márquez: la vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Proprio bellissima, perché effettivamente... C'è tutto. Cioè, esatto, c'è proprio tutta, non solo la medicina narrativa, ma proprio la vita, no? E perché è proprio così, e forse manca proprio quell'attenzione a quel racconto che è poi parte della vita, no? Sì, perché si è convinti, noi siamo alla ricerca della obiettività, anche nella storia, nella storia di vita. E invece, per definizione, non può essere la nostra storia personale obiettiva. Io quando leggo quella frase, me la ritrovo spesso davanti. Mi viene di pensare a quei viaggi in treno, magari avendo un pochino di tempo, con quegli incontri con persone che si sa che non si vedranno mai più. Mai più, e però si parla, sì, e si scopre alla fine di aver ascoltato la storia della vita di una persona, o di aver raccontato la propria storia. La propria storia o la storia che in quel momento si è voluta raccontare in quella particolare particolare condizione. Questo mi fa venire in mente come storie, forse ne abbiamo anche più di una, no, perché quella è quella anagrafica, il solito, l'analisi, ma la storia nostra personale cambia anche col tempo, non sono solo degli elementi nuovi che si aggiungono, sono tante vite, sono che anche quelli passati che riviviamo in maniera diversa, il ricordo chiaramente e anche cambia. L'esperienza di vita fa sì che uno le reinterpreti in maniera non è stabile, la storia non è una cosa scritta che si aggiunge di altri elementi, anche il passato viene riscritto ogni giorno su come lo viviamo. Quindi un'importanza maggiore forse dovremmo dargli. Professore, la ringraziamo moltissimo, speriamo davvero che la medicina narrativa possa avere un peso maggiore rispetto alla medicina... Penso che non è solamente un fatto di moda in questo momento, è la forma di un'esigenza che un'esigenza si sente più diffusa, e quindi per un po' di tempo ne sentiremo ancora parlare. Bene, speriamo per sempre. Professore, grazie mille. Grazie a lei.